pezzo di mondo italiano che è importantissimo, che è quello che riguarda il mercato immobiliare, perché, come dire, sta a cuore a tanti italiani e spesso ha tirato sulla nostra economia. Lo ha affermato Giovanna Trapani, lo vediamo insieme. Questo è un appartamento in vendita da un po' di tempo e non si riesce a vendere. Doveva essere l'anno della ripresa immobiliare il 2020, invece il Covid e la conseguenziale chiusura hanno causato un ulteriore calo del valore degli immobili e un terzo di compravendita in meno rispetto all'anno scorso. Il prezzo degli immobili è calato per varie ragioni. Prima di tutto perché chiaramente il mercato degli italiani si muove più che altro per la prima casa. Poi chiaramente questo Covid ha dato anche lui il suo contributo, purtroppo non positivo. L'anno scorso che tipo di valutazione aveva questa casa? Questa casa sicuramente si poteva vendere almeno a 390.000 euro. 2020, valutazione, sì, di questo immobile? Almeno un 3% di meno. Questo significa che il valore delle case scende e quindi scende il valore del patrimonio personale degli italiani. Esattamente. Così, anche a causa del lockdown, ci ritroviamo più poveri e anche con esigenze diverse. Le esigenze che si sono palesate durante il lockdown sono le seguenti: case con spazi più ampi, balconi, terrazzi, giardini. Queste sono le esigenze maggiori e poi zone che hanno aree verdi a disposizione. Se doveste vendere casa vostra, riuscireste ad avere il prezzo che l'avete comprata o forse è calato? Non lo so, l'ho comprata nell'86, quindi è difficile. Quindi è difficile avere lo stesso, diciamo, prezzo. Quello che era il prezzo di quotazione di una decina d'anni fa, non c'è paragone, si è dimezzato. So che in questo momento sì, sono calate di valore, tanto che anche io sto mettendo in vendita la mia casa. Me l'hanno valutata, diciamo, in 70-80 mila euro in meno. Hanno detto per vendere, insomma, meglio, bisognerebbe aspettare il prossimo anno. Cosa si sta facendo per far ripartire questo mercato? Sono tantissime le cose che si stanno facendo per far ripartire il mercato immobiliare. Intanto, come emerso dall'osservatorio di mutui.it, ci sono molte più erogazioni, si parla di circa il 9% di credito concesso in più rispetto ad un anno fa. Poi si stanno anche allentando i cordoni, per cui è degli elementi che prima erano assolutamente ostativi, come la cassa integrazione, se invece è legata al periodo di lockdown, senza dubbio viene vista con più benevolenza. E i tassi, peraltro, sono molto molto bassi. Quindi... Quanto può influire il super ecobonus per far riprendere il mercato immobiliare? Il super ecobonus influirà tanto, sia perché darà maggiore valore alle case che già esistono e che oggi sono sostanzialmente vecchie, sia perché questo probabilmente immetterà una serie di migliorie di cui beneficeranno tutti e riattiverà un altro elemento importante, che è quello delle aziende che lavorano sulle ristrutturazioni.